e sono in compagnia di alcuni dei protagonisti di questa 28esima edizione del Festival Castel dei Monti. Protagonisti dal punto di vista organizzativo, è anche un privilegio avere l'assessore regionale alla cultura Viviana Matrangola che ci ha fatto visita, e siamo davvero contenti perché questo festival è il frutto della sinergia tra più istituzioni. Allora ci siamo ai nastri di partenza, il nostro direttore artistico Riccardo Carbutti. Bene, sono 29 appuntamenti in questo festival che parla della memoria, con diverse sezioni, dal teatro internazionale al coro nazionale, al focus, al talk, alle mostre e alle installazioni. Un invito a seguire il festival, e chiaramente perché se poi piacciono le cose fatte lo dite ai vostri amici, se non piace lo dite ai vostri amici. Ormai il nostro motto è come la fai sbagli, ma noi preferiamo fare. Assessore regionale. Assolutamente, mi piace questa edizione, dicevamo prima, un po' controvento, nel senso che mette insieme memoria, quindi radici, con il futuro, quindi con la contemporaneità, per dare a tutti in questo festival un motivo per restare, un motivo per tornare, perché grazie a questo festival, grazie a questa occasione di confronto, incontro, riflessione, relazione, mettete veramente in relazione un territorio, una comunità, e forse ecco proprio grazie a questo che diventa motore di sviluppo e promozione e inclusione sociale, la comunità di Andria si fa portavoce un po' per tutta la regione di tanti spunti di riflessione e del fatto appunto che arte e cultura sono un diritto irrinunciabile a cui veramente dobbiamo tutti aspirare. Un appuntamento importante che chiude una fase dell'estate e avvia la nuova programmazione del nuovo anno sociale. Un protagonista, un partner importante anche il Teatro Pubblico Pugliese e poi il nostro assessorato alla bellezza con Daniela Di Bari. Sì, ci incontriamo lungo le vie e lungo le strade. La caratteristica di questo festival, del Festival Internazionale del Castel dei Monti, è quello dell'incontro per strada. Quindi un festival che si fa incontro a tutti e a tutte, anche attraverso l'immagine scelta, che è appunto un abbraccio, un'immagine intima e che poi ecco, si propaga verso la città e gli altri territori. Quindi grazie e buon festival. E allora è partita la biglietteria, consultate i programmi e ci vediamo in giro per la 28esima edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Monti.